Con l'entrata in vigore della zona gialla in Lombardia, Milano si ripopola e anche se non è un liberi tutti, la sensazione è quella. Il passaggio in zona gialla è stato preceduto da una domenica pomeriggio in arancione che, complice la bella giornata di sole, ha richiamato in strada migliaia di persone, folla e assembramenti tra Darsena, Naviglie e Corso Vittorio Emanuele. Scene precedute in mattinata dal monito del ministro della salute Roberto Speranza. Zona gialla non significa scampato pericolo, serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane. Anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel primo pomeriggio di zona gialla lancia un appello, appunto, al senso di responsabilità di tutti. Siamo in zona gialla, un'occasione che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità affinché gli sforzi fatti finora non siano vanificati. Zona gialla però non vuol dire solo assembramenti, infatti i milanesi riscoprono alcuni piaceri dimenticati, come il gustarsi un aperitivo o il fare colazione seduti al tavolino di un bar. Come cambia la tua giornata ora che siamo in zona gialla? Più o meno dovrei riprendere a lavorare, lavoro, diciamo, nell'azienda di mio padre che fa il macellaio. Ci sentiamo positivi, non vediamo l'ora di ricominciare, di tornare ad affettare la carne, non vediamo l'ora. Cosa si prova a riprendere uno spritz seduti al bar? No, vabbè, si riprova un minimo di senso di libertà nei limiti del possibile, ovviamente. Si cerca sempre di stare attenti, però almeno rientriamo un attimino nella sensazione di normalità. In zona gialla sostanzialmente la tua giornata come cambia? Ma al momento in realtà siamo in sessione, quindi in realtà lo studio è sempre la prima cosa, però oggi, prima giornata di zona gialla, abbiamo detto usciamo un attimo, andiamo a mangiare fuori una cosa e cerchiamo un attimo di staccare la testa dopo tanti mesi di reclusione in casa. A cosa si prova oggi essere seduto su un tavolino dopo mesi, che era impossibile? Stranezza, soprattutto per noi che viviamo qua sopra e abbiamo visto per mesi tutto vuoto, quindi sicuramente mi è mancato perché, come ti ho detto, non ho mai visto per mesi, cioè ho visto sempre tutto vuoto per mesi, quindi la possibilità di mettersi qua e, ecco, semplicemente prendere un cornetto davanti al Naviglio è soddisfacente. Ho un locale qua sul Naviglio, quindi in realtà finalmente possiamo aprire, finalmente possiamo lavorare, ecco. Cerchiamo di essere civili, ma allo stesso momento cerchiamo anche di poter lavorare tutti insieme, insomma.